L'aiuto, ovvero del come e del perché maschi e femmine non si capiscono. Alcuni studi dimostrano che maschi e femmine non si capiscono. Lo so che stai ridendo, ma serviva ad avere uno studio per una cosa così? Una verità che è sotto gli occhi di tutti? In effetti non è una novità, però i risultati di questi studi sono davvero interessanti. Ti spiego quello che è emerso attraverso una storia. Un marito torna a casa stanco dal lavoro una sera. La moglie lo accoglie, stanca, affaticata, e con dolcezza ma con serietà gli dice: «Guarda, non ce la faccio più a stare dietro ai lavori di casa, è estenuante, non ce la faccio proprio più». Il marito ci pensa un attimo e le risponde: «Ho un buon lavoro, ho un buono stipendio, possiamo permetterci una donna delle pulizie. Domani chiamiamo un'agenzia per assumerne una che ti possa dare una mano». La moglie, da dolce e gentile, si trasforma in una furia arrabbiata. Ma cos'è successo? Davvero? Non è chiaro cos'è successo? Se sei maschio, probabilmente ti stai domandando perché la moglie si è arrabbiata. Se sei femmina, invece, lo sai. Gli studi di cui ti parlavo prima hanno fatto emergere una cosa, ovvero che i maschi hanno un linguaggio che denota una forma mentis oggettuale, mentre le femmine hanno un linguaggio che denota una mente relazionale. Il marito ha analizzato il problema razionalmente, dunque oggettivamente, e ha detto: «Amore mio, ho capito il problema. Non ce la fai a star dietro alla casa, ma abbiamo la disponibilità economica. Assumiamo una donna delle pulizie che potrà darti una mano». Problema risolto, oggettivamente, almeno secondo lui. La moglie, che invece ha un linguaggio relazionale, che cosa ha detto al marito? «Amore mio, non ce la faccio più a star dietro alla casa. Ho bisogno che tu mi dia una mano». «E tu che fai? Mi tiri fuori la donna delle pulizie?» «Proponendomi l'assunzione di una donna di servizio, in realtà ratifichi la mia incapacità e la mia inadeguatezza a stare dietro alla casa. Questa mancanza tua di attenzione e di rispetto nei miei confronti mi ferisce e mi fa imbestialire». Ed eccoci di fronte alla classica coppia arrabbiata che passa la cena in un silenzio ostile. Pare che la mente relazionale femminile sia un'attitudine ereditata geneticamente dalla necessità di riuscire a interpretare i segnali dei figli che ancora non riescono ad esprimersi a parole. È di importanza vitale per la femmina comprendere relazionalmente l'altro, per così dire. Così come pare che il linguaggio e dunque la mente oggettuale del maschio siano un arcaico retaggio della necessità di comunicare brevemente e praticamente per focalizzarsi su un oggetto da ottenere in fretta o una preda da cacciare con tempestività. Dunque, in qualche maniera è vero che le femmine vengono da Venere e i maschi da Marte. Ma venusiane o marziani che siamo, viviamo tutti sulla Terra. E dato che non abbiamo un traduttore universale, è consigliabile per maschi e femmine aprire il rispettivo linguaggio per accogliere quello dell'altro. Questa incomprensione, se ci pensi, è nata come un atto d'amore in risposta a una richiesta d'amore, solo che abbiamo avuto problemi di traduzione. La moglie ha fatto una richiesta d'amore nella sua lingua e il marito ha risposto con amore nella sua. Hanno litigato dicendosi «ti amo», solo che non se lo sono detti nella lingua dell'altro. Se ti è piaciuto questo video, considera la possibilità di iscriverti al mio canale. Fai clic sull'icona della campanella per essere sempre al corrente di ogni mia nuova pubblicazione. Magari con un po' di ritardo, ma rispondo a tutti i commenti. Quindi, se ti va, il tuo commento è il benvenuto.